Bentornati a Dopotutto, anche questa settimana ricominciamo con il nostro ciclo delle trasmissioni serali e oggi ci occupiamo di una bellissima iniziativa che ha visto coinvolti tantissimi ragazzi in un'esperienza che potremmo definire unica nel suo genere. Intanto saluto e ringrazio gli ospiti che sono intervenuti questa sera, a partire dalla professoressa Ilde Palmarini, docente di lettere della scuola secondaria di primo grado Savini, benvenuta. Buongiorno. E poi Dimitri Bosi, benvenuto Buonasera a te, del grazie. Cineforum Teramo. Grazie. Dunque, una bellissima iniziativa, dicevo, che probabilmente in tanti già conoscono, perché se ne è parlato tanto, visto che all'incirca un mese fa c'è stata già una proiezione al Teatro Comunale di Teramo. Si intitola questo cortometraggio, possiamo definirlo così, ma l'intero progetto, Io sono stato qui. Dico un progetto perché il cortometraggio chiaramente è il culmine, no? Di un qualcosa che Esatto. però ha coinvolto i ragazzi per diverso tempo. Esatto. Si tratta di un documentario di quasi 53 minuti che, la cui lavorazione, la cui realizzazione è il frutto di un lavoro didattico che è durato parecchi mesi. È cominciato addirittura, il progetto è cominciato alla fine dell'anno all'inizio dell'anno scolastico, quindi prima nel 2017 sono cominciate i primi incontri, diciamo così, anche preliminari all'interno della scuola, progettuali, e poi si è sviluppato e si è snodato per tutto l'inverno, e quindi è stato un lavoro molto lungo che è arrivato alla sua proiezione didattica il 25 maggio, perché all'interno del Teatro Comunale il lavoro è stato proiettato per le scuole, diciamo così, ovviamente non per i cittadini. Sì, è un lavoro molto lungo, il titolo del documentario si intitola Io sono stato qui. È una cosa molto particolare, perché noi che cosa abbiamo, in sintesi, che cos'è questo Io sono stato qui, perché se ne è già parlato, ci sono i manifesti in giro per Teramo, Sì, in insomma, tanti abbiamo infatti si fatto. chiedevano, ma che cosa vuol dire? Io sono stato qui, anche perché anche da un punto di vista della comunicazione siete stati veramente molto bravi a Ringrazio, incutere curiosità. infatti questo manifesto è quello che va in giro adesso a Teramo con Perepè, papà, Perepò, pipipirè. Ed è allora, che cos'è? Questo Perepò Parapapiripero è una canzoncina che ci fa un signore intervistato. Il progetto che cos'era? Era intervistare i cittadini, formare i ragazzi all'uso dell'intervista audiovisiva, all'utilizzo del linguaggio audiovisivo in senso lato, poi Ilde ci parlerà meglio degli aspetti didattici. Formare i ragazzi all'uso del linguaggio audiovisivo, alla capacità di usare la telecamera, il cellulare per fare delle interviste, e poi i ragazzi si sono lanciati nelle strade a intervistare i passanti, le persone, chiedendo un ricordo della città legato ad un luogo. Okay? Quindi le persone hanno raccontato un luogo della città a cui sono legati dal punto di vista emotivo, ma non un luogo importante, storico, ma anche un punto di Corso San Giorgio in cui hanno fatto una scazzottata, oppure il punto in cui incontravano o si fermavano col tram dove incontravano la fidanzata che poi sarebbe diventata la futura moglie. Insomma, è stato un racconto emotivo, della città, dei luoghi e della città, quindi fatto dai propri abitanti, che sono stati incontrati e impattati per strada. Per Casomai puro qua. caso, Per oltretutto. puro caso, è chiaro che qualcuno l'abbiamo chiamato, qualche caso mai, o forse qualcuno è stato, come dire, con qualcuno lo si è anche cercato, no? Però in gran parte, nelle più di 100 interviste che sono state realizzate, la cosa bella è che poi sono venuti fuori racconti straordinari, no? Racconti piccoli, minuti, ma di una potenza emotiva inaudita che ci ha stupito e che in fondo ci ha spinto a dire: noi dobbiamo far vedere alla città questo lavoro, e per questo lo Certamente. proiettiamo il 19 luglio a Piazza Sant'Anna. Bene, questo sarà un appuntamento molto importante anche per gli stessi protagonisti del documentario, cioè i ragazzi che hanno intervistato, ma anche chi è stato intervistato. Sicuramente vorrà rivedersi all'opera Esatto. e chiaramente sarà molto carino che tutti i cittadini, soprattutto i teramani, direi in questo caso specifico, seguano il documentario proprio perché c'è un
c'è la teramanità vera in questo, in questo documentario. Sì, c'è il racconto della città, sì, nettamente. Professoressa Palmarini, i ragazzi si sono improvvisati reporter praticamente. Spinti sì, dalla curiosità, dalla voglia di fare, dalla voglia di uscire fuori, si sono improvvisati i reporter e dobbiamo dire che sono stati anche molto bravi con la loro spontaneità, con la loro simpatia ad approcciare le persone, a scegliere anche la persona adatta perché non era facile, ad avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Hanno contribuito a scegliere i luoghi, siamo andati in giro, in una primavera poi meteorologicamente capricciosa, e quindi con ogni condizione atmosferica. Però loro poi sono stati soddisfatti, sono stati gratificati sia dall'accoglienza delle persone. Hanno sperimentato che magari non tutti erano disponibili e quindi bisognava anche scegliere il modo giusto per fermare le persone. E insomma hanno cominciato a comprendere quello che è il nostro lavoro quotidiano, perché sì, non sempre, anche per noi, esatto, è facile, no, poter realizzare delle interviste, sia quando decidiamo di fare dei sondaggi e naturalmente trovi il cittadino più propenso e quello meno, ma anche quando si vuole intervistare qualche politico che vuole sgattaiolare dall'intervista, perché in quel momento non è il caso magari che rilasci dichiarazioni, come anche giusto che sia, bisogna rispettare le decisioni e la libertà altrui. Quindi hanno cominciato, giusto, a dopo aver svolto alcune lezioni con Marco Chiarini e con Dimitri in classe, quindi si sono organizzati e poi sono stati pronti per le prime esperienze, perché loro hanno lasciato ai ragazzi di fare proprio il primo approccio, no, con, diciamo così, dietro alla camera, che in quel caso era all'inizio il loro cellulare, quindi a usare il cellulare in maniera organizzata, loro sono andati in giro, si sono organizzati in piccoli gruppi, sono andati in giro e hanno cominciato a fare le prime interviste, magari all'inizio anche in casa ai parenti, che hanno detto i luoghi della loro infanzia. Poi sono usciti proprio fuori, il materiale poi è stato visionato, è stato oggetto di confronto, e poi siamo usciti insieme per fare il lavoro vero e proprio. Una cosa importante, vi permetto di dire, è che l'utilizzo del cellulare è che è una parte importante del progetto. Siamo partiti dai luoghi come era, e dalle interviste, però dal punto di vista strettamente, diciamo, strettamente didattico, una cosa a cui tenevamo con questo progetto era far sì che i ragazzi utilizzassero questo strumento non come uno strumento per fare dei selfie o come, insomma, per raccontare solo se stessi, ma uno strumento invece che potesse diventare un elemento per poter raccontare la realtà e quindi usare il cellulare per osservare ciò che ci sta intorno, che non è poco secondo me, perché è importante che loro comprendano che questo è uno strumento molto potente attraverso il quale poter fare un piccolo esercizio di sguardo e non osservare solo narcisisticamente se stessi, insomma, questo è il senso. Hanno anche riflettuto sul fatto che si racconta anche con un'inquadratura, cioè il modo di inquadrare le persone, di vedere, far vedere i luoghi, è anche quello un racconto. Decisamente sì, quindi tecnici e giornalisti al contempo. Una piccola cosa, e dunque, sì. Siccome secondo me i nostri amici a casa sono già curiosi di voler capire meglio ciò che stiamo raccontando a parole, abbiamo un contributo, un piccolo stralcio di questo documentario, lo vediamo insieme. Qui imparavano ad essere sarte, magliaie, ricamatrici, questo. E fu un'idea di Gemma Marconi, una ragazza appartenente ad una modestissima famiglia, aveva 18 anni, dovette abbandonare gli studi per motivi economici, ma essendo un'autodidatta si diplomò, divenne educatrice d'infanzia e progettò questa istituzione. Questa istituzione ha dato vita ad un'artigianalità artistica di arti e mestieri, e quindi è uscita da questa scuola una classe di artigiane che poi naturalmente è stato un po' il volano dell'economia teramana. Era un grande laboratorio, qui un grande laboratorio con questi oleandri che
ragazzi qui ancora sorridono alla città, ma hanno bisogno di attenzione, di un'attenzione politica naturalmente, perché è stata il volano di una scuola di rinascita economica. Salvare la vita fisica di un uomo ha una rilevanza, il medico nella vita, ma salvare la vita spirituale, morale, culturale, perché vede, il filosofo non si pone il problema cos'è il cuore, cos'è la vita, cos'è l'esperienza, ma perché? Il perché, quindi va alle radici della cultura medica, della cultura scientifica, e quindi sono posti sullo stesso piano. Perché il filosofo si pensa che vaghi un po' tra le nuvole, invece riflette sulla realtà e quindi non si ferma alla superficie ma va alle radici strutturali dell'esistenza. È importante. È importante perché sappiate ragazzi che la cultura è uno strumento importante per saper governare gli eventi. Perché l'ignoranza porta alla schiavitù, ai totalitarismi, all'acquiescenza, all'accettazione passiva. Invece la cultura è un volano, è uno strumento per dare una risposta ai problemi che investono la vostra esistenza. Capito? Bella lezione di vita, dalla professoressa Esposito, docente universitaria di filosofia, esatto, che saluto, anche perché oltretutto è stata una mia docente universitaria, quindi un grande saluto di cuore. Allora, questo avete mandato in onda quello che è stato forse l'episodio e l'intervista casuale, perché eravamo lì e lei passava, che questa intervista ci fa rendere conto delle potenzialità del progetto e di come ha funzionato. Avete visto i ragazzi col microfono, la cuffia, la telecamera. Certo. E lei era stata scelta dai ragazzi, lei passava, perché abita lì vicino, passava lungo la piazza e i ragazzi sono andati lì. E questo ci dimostra in maniera straordinaria le potenzialità di questo progetto, diciamo così. Un passante beccato per caso non solo fa una lezione sul passato della città, ricostruendo brevissimamente, con poche battute, la storia del ricreatorio Gemma Marconi e del ruolo che ha avuto, ma poi alla fine il suo eloquio, le cose che dice, diventano una lezione di vita sul valore della cultura. È stato un incontro straordinario e questa è per alcuni aspetti la clip che noi abbiamo inserito sul sito del Cineforum, e che dimostra la forza di questo progetto. Cioè un passante, una persona beccata per caso, lei andava a fare la spesa, certo, brutalmente. I ragazzi tra l'altro non potevano sapere che si trattasse di una docente universitaria. Assolutamente no, assolutamente no, e questo incontro diventa una lezione di vita straordinaria. Infatti i ragazzi sono stupefatti, no, da questo incontro. Ecco, poi questo vorrei sapere, professoressa Palmarini, ma il giorno dopo, quando i ragazzi tornavano a scuola, che le dicevano, che le raccontavano? Allora, diciamo che questo, da un punto di vista didattico, ha avuto un potenziale enorme, perché questi incontri hanno dato l'opportunità poi di riflettere, di argomentare su dei temi e dei valori di massima importanza. Quindi sono venuti fuori discussioni e report sulla condizione delle donne, sui lavori di una volta. I ragazzi hanno parlato della guerra, della povertà, perché poi vedremo in vari incontri vari argomenti. Come ci si divertiva a Teramo, no? Qualcosa li faceva ridere, magari no, per il loro modo di vivere di oggi. E quindi questo è stato importante, perché ha ridato l'immagine di un tempo passato, ma in cui tutto sommato, con modalità diverse, si sono ritrovati anche loro. Certamente. E poi anche l'aspetto di questa iniziativa, che mi piace tanto, è il fatto che queste interviste, perché ne sono tantissime, sì, chiaramente, ci dimostrano che
ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. Anche la persona che apparentemente può essere la più insignificante, in realtà ha una bella storia da raccontare, ha tanti, magari anche segreti, ha tanti consigli da dare. Sarebbe bello, insomma, poterlo fare più spesso. Infatti uno dei presupposti di questo progetto parte da un concetto a me molto caro, cioè che il banale non esiste, che era il concetto chiaro da cui nasce il neorealismo cinematografico, no? Ne abbiamo parlato anche un po' in classe di questa cosa. Abbiamo fatto una piccola 5 minuti di storia del cinema, perché Zavattini diceva, che è stato il teorico del neorealismo, che il banale non esiste, anche dalla vicenda più, anche dal personaggio qualunque incontrato per caso, e ce ne sono tantissimi in queste clip, nel documentario che vedrete il 19, di storie minute che hanno una potenza emotiva straordinaria, no? Chiunque può raccontare una storia straordinaria, e questa è una cosa che i ragazzi hanno percepito con precisione millimetrica, l'hanno detto anche negli incontri che abbiamo, nell'incontro finale al Comunale, i ragazzi hanno capito in profondità che tutti hanno una storia da raccontare che può essere straordinaria. Decisamente sì. Beh, veramente una bella realtà, anche perché oltretutto, anche da quanto ci ha spiegato adesso Dimitri Bosi, i ragazzi hanno fatto anche un po' scuola di cinema. Sì, certo, questo inevitabilmente, un po' sì, certo, quindi è stata un'esperienza veramente a tutto tondo molto formativa. Sì, perché non solo il linguaggio cinematografico, un po' di storia, poca, però insomma, qualche clip inevitabile. E poi, però poi è stato il confronto con gli adulti, con i parenti, con le persone per caso. I ragazzi hanno potuto apprendere. Sì, hanno potuto apprendere, ma sono state piccole appunto lezioni di vita. Anche capire come la storia grande è fatta da microstorie e che ogni città, ogni luogo ha dato il contributo, ogni persona quindi può mettere diciamo così in evidenza quello come l'ha vissuto, e questo ha dato proprio veramente occasione ai ragazzi di riflettere su alcuni valori che, non so, le vicende di oggi, no, sembrano che ce le siamo dimenticate, invece sono importanti viverli e riviverli. Poi l'emozione anche di incontro con personaggi magari che loro non conoscevano, e poi invece adesso riconoscono. Eh certo, assolutamente sì. Beh, perché sì, poi ci sono dei personaggi teramani, no? Che il teramano adulto conosce bene, ma i ragazzi un po' meno. No, ma anche la possibilità di approcciare la storia della città in una maniera, come dire, non ufficiale. Cioè, uno dei sottotitoli che avevamo in mente per questo progetto, che era è stato il primo titolo, era Guida turistica della città di Teramo raccontata ai suoi abitanti, cioè che era quella l'idea di far raccontare i luoghi simbolo di Teramo, ma non secondo la prospettiva di una cartina turistica in cui ci sono informazioni storiche che hanno quella freddezza, no? Quelle che troviamo su Wikipedia, certo. No? Invece il racconto di un luogo importante della città, però visto dall'ottica dal basso, cioè dal cittadino qualunque, che invece racconta perché quel posto invece per lui e solo per lui ha quel valore. Decisamente. Andiamo a vedere un'altra clip, così andiamo a scoprire altri aspetti di questa bella iniziativa. Giorgio Mariani, scena seconda. Buonasera, come si chiama? Mi chiamo Giorgio. Devo dire anche il cognome? Sì. Mariani. Ha un ricordo particolare di cui mi può raccontare qualcosa su Piazza Dante? Certo. Gianci Romolo, scena 1. Allora, io sono un barbiere all'antica. È una vita che sto in questa via Carducci. Faccio il barbiere da tanto tempo. Sono contento di fare questo lavoro. E vedo le cose molto bene, perché lavorare è la cosa più bella che ci sta al mondo. Questa piazza ha vissuto l'ultima visita di un Papa a Teramo, era Papa Giovanni Paolo II, venne in visita a Teramo, a quei tempi il Vescovo era Monsignor Abele Conigli, e qua in piazza ha celebrato la Santa Messa, per quindi è stato creato qua sopra un palco dove ci sono stati i sacerdoti, il Papa con i Vescovi abruzzesi, e sulla scalinata del Duomo c'era invece la corale che ha seguito tutta quanta la Santa Messa, e la piazza è stata riempita da un folto pubblico che ha partecipato. Io mi ricordo che arrivai presto per cercare un posto in prima fila perché volevo fare delle foto, e sono riuscito a trovare il posto, ho fatto tante foto. Il Papa era arrivato in elicottero alla Gammarana, poi in processione verso qua, prima era stato al santuario di San Gabriele.
E beh, anche il nostro Fabio Capolla, esperto, giornalista e storico in questo caso. Passava per Piazza Martiri. E poi il mitico Romolo, una parrucchiere, leggenda, esatto. Fantastico. Infatti tu prima hai citato personaggi particolari, curiosi, Teramo, e questo lui lì c'ha questa bottega da tanti anni, no? Certo. Che ha mantenuto un suo stile d'epoca, diciamo così. Stavamo facendo Piazza Dante, via Carducci, e è stato inevitabile, come dire, impattarlo. Una cosa importante, due cose voglio dire importanti. Avete visto, ci sono delle immagini fotografiche, immagini fisse. Quando parla il giornalista Capolla c'è l'immagine della visita del Papa, c'è un'inquadratura dall'alto. Ecco, noi abbiamo pensato di arricchire la proiezione del 19, non solo proiettando il lavoro fatto, il documentario Sono stato qui, fatto dai ragazzi, ma quello di tramutare anche la serata in un momento in cui il racconto è in diretta. Cioè abbiamo chiesto, attraverso un appello che abbiamo fatto sui social e attraverso delle cartoline che abbiamo distribuito con l'hashtag Nella foto ci sono io, e abbiamo chiesto alle persone di portare una foto una foto della Teramo vecchia, della Teramo antica, e di raccontare perché quel punto dello spazio che c'è nella foto per loro ha un valore. Cioè volevamo, alla fine della proiezione, far sì che qualche cittadino ci raccontasse in diretta e condividesse tutti insieme, ai presenti, insieme a noi ragazzi, agli spettatori che verranno, condividere con noi perché quel punto della città che lui ha portato nella foto ha un valore ed è importante. Fare una sorta di happening fotografico, diciamo così, per prolungare il lavoro fatto nel film. Diciamo non vi così. Siete voluti accontentare? No, no, c'era questa, secondo me, per dare un valore sociale ancora più forte a questa proiezione, diciamo così. Beh, professoressa, oggi la scuola è diversa dai suoi tempi, ma anche dai miei, immagino quindi che ci sia una bella differenza. Sì, questa è una scuola che oramai si apre al territorio e opera nel territorio, quindi diciamo non ci sono più i confini, no, dell'aula. Ma i ragazzi, ecco, vanno tra gli altri. Ed è un'occasione di grandi apprendimenti, perché non soltanto disciplinari, ma poi arricchiscono le loro competenze sociali, civiche, si rendono conto, vivono la città. E questo non è banale, perché sì, loro vivono a Teramo, ma non è detto che vivano sempre la città, presi come sono, dagli impegni, dei loro strumenti tecnologici. Quindi è vero, e quindi sì. Significa proprio ridare la dimensione di vivere all'aperto, di vivere a contatto e quindi di affinare competenze sociali, di sapersi relazionare. Ecco, fino ad oggi forse hanno visto la città, da oggi in poi la guarderanno approfonditamente, daranno effettivamente il giusto peso ad ogni singolo edificio che hanno avuto la possibilità di approfondire, esatto, tramite le conoscenze con questa iniziativa. Sì, noi ovviamente i luoghi della città sono stati più diversi, Piazza Sant'Anna, Piazza Martiri, Piazza Garibaldi, poi forse non tutti ci saranno nel documentario finale, perché 100 interviste sono ore e ore, ovviamente, inevitabilmente che poi sia stata fatta una sintesi. Siamo stati Portici Savini, Palazzo Melatino, anche per questo mi dà lo spunto per ricordare che l'iniziativa è stata sostenuta e realizzata dalla Fondazione Tercaf, che ci sostiene la proiezione e ha sostenuto tutto il lavoro, diciamo, didattico, e che da anni anzi sostiene il nostro impegno sulla didattica dell'audiovisivo, che è importante e che ci ha consentito anche di arrivare a questo particolare risultato, insomma, ecco, perché per noi questo, insomma, è comunque un risultato importante. Noi abbiamo raccontato la città anche con Cinerammia, con il festival, no? Però lì c'era il filtro della finzione, del racconto. Perché se vi ricordate, no, le truppe venivano a girare, le truppe da Roma o da altri, certo, posti d'Europa venivano a girare, ma era un racconto di finzione, anche se si utilizzavano i cittadini. Invece qui è proprio la città che è il protagonista vero. È un vero racconto sulla memoria della città. Abbiamo un'altra clip, andiamola a vedere. Vediamola. Così poi continuiamo la nostra chiacchierata. Quel portone giù dove stava la corale, dove c'era la corale Giuseppe Verdi, c'era la refezione. Quindi noi uscivamo da scuola e poi venivamo qua, venivamo a fare i compiti e a mangiare. Pasta in riso con delle scodelle in alluminio, che non mi dimentico mai,
Riso che camminava per i cavoli suoi dentro la piazza sempre. E siamo cresciuti con quel, diciamo, siamo cresciuti bene in quell'epoca là. Adesso vediamo invece i bussolotti pieni di pane, che la gente getta il pane quotidianamente, perché appena si secca un po' di pane la gente lo getta, no? E invece noi, capito, all'epoca si mangiava soltanto quello là. Vabbò, a filastrocca era andiamo a tavola, compagni cari, no? Tutto è possibile, tutto ci piace, chi mangia troppo è una vergogna, trullala, trullala, andiamo a tavola a mangiare. Grazie. Com'è? Ma tu mi fai diventare sempre più vecchio, perché mi fai ricordare i tempi più brutti. Ma che era bella, scusa? Ma poteva essere bella, che li pezzi io lo cuore, invece mo la gente si rifà apposta. Mo ci dai i gazzi, eh? E noi ci vergognavamo a leggere con un paio di pantaloni strappati. Poi invece i jeans, se non sono strappati, non sono... Tu perché non te li strappi? Ma che fai? Vai girando con quei bei jeans nuovi? Via, ma? Mo te li dai, questo. No. Tu? Non mi piacciono. Ah, lo vedi? Fantastico, veramente fantastico. E questo, anche qui ci sono dei dettagli che vi faccio notare, e anche qui il personaggio, il signor Franco Di Pietrantonio, che poi è quello che racconta, è quello che canta la filastrocca che dà il titolo ai manifesti che abbiamo messo in giro in questo periodo. Franco Di Pietrantonio è stato beccato in un momento in cui stava andando a fare un lavoro, infatti in mano, a un certo momento si vede alla fine della clip, c'ha in mano la maniglia di una porta, perché lui andava a lavorare, andava a fare un lavoretto, no? Si capisce quindi le modalità con cui questo lavoro è stato svolto, cioè i ragazzi hanno beccato un passante, diciamo così, che ci ha regalato uno squarcio straordinario sul passato della città, sul dopoguerra. Perché lì in Piazza Verdi c'era l'ECA, l'ente comunale assistenza, che dava da mangiare, no? Perché dopo la guerra ci sono stati tanti problemi, anche di possibilità di sfamare i figli, insomma. Certo. E quindi lui andava lì a mangiare questa scodella di alluminio, che è questo dettaglio visivo anche molto bello, in cui c'era molta brodaglia e poco riso, no? E poi viene fuori il personaggio straordinario quando c'è il racconto sui jeans e sulle cose strappate, no? Che anche certo. Lui dà la sua versione dei fatti in rapporto a come li ha vissuti a lui allora e oggi vengono percepiti. E questo è un'altra perla, diciamo così, è veramente straordinaria di come viene fuori un personaggio, ripeto, beccato mentre andava al lavoro in bicicletta e che viene fuori con tutta la sua straordinaria umanità, diciamo così. Ecco, sarebbe bello nei miei sogni ci sarà. Questo progetto dovrebbe andare avanti per almeno un paio d'anni per far sì che queste memorie rimangano, cioè vengano conservate, queste preziosità, diciamo, queste piccole memorie personali poi rimangano impresse su un fragile supporto come quello digitale di un canale YouTube nostro, che possono essere ricordate perché sono per noi straordinarie, per me, per Marco, per i docenti e per i ragazzi sono un'epifania assoluta, no? Scoprire che lì c'era questo posto, c'era l'ECA e viene fuori un tizio così che... Giustamente, per quanto ai ragazzi, anche i genitori, i nonni avranno raccontato più di una volta che durante la guerra non si aveva la bontà e l'abbondanza di oggi, però io credo sempre che quando un qualcosa te lo racconta un estraneo e non un tuo familiare, incassi ancora di più, esatto. Perché il familiare, vabbè, esagera, vabbè, ma il familiare è quasi da non prendere in considerazione, esatto. Invece un estraneo, diciamo così, riesce ancora di più a convincerti, a raccontarti, a farti anche apprezzare ciò che si ha oggi, no? Perché esatto. Spesso non si apprezza, non lo apprezziamo neanche noi in fin dei conti, semmai poi ci ricordiamo dei nostri nonni e forse iniziamo ad apprezzare un po' di più. Anche il fatto dei pantaloni strappati, obiettivamente, esatto. Bisogna capire perché tutti gli anziani o comunque gli adulti non sopportano questi jeans strappati, perché giustamente per loro è il ricordo di povertà, anche di vergogna, andare in giro con quei pantaloni. E quindi
quindi vedere oggi questi pantaloni che più sono strappati e più sono costosi dà un po' seccatura. E poi la possibilità anche di poter rivedere questo racconto sul grande schermo, cioè proiettato in una dimensione grande, questa è un'altra occasione secondo me che noi abbiamo messo in valore, che non a caso l'abbiamo proiettato al comunale, non l'abbiamo semplicemente condiviso su un social o su YouTube, anche se queste clip ci sono, perché secondo noi la possibilità di rivedere questa roba sul grande schermo e ovviamente divulgarla, perché uno la vuol far conoscere, è ancora di più un momento in cui si assorbe questa lezione, questa comprensione del passato che sembra lontano e invece non lo è. Dunque, andiamo verso le conclusioni, giovedì, quindi 19 luglio, 21, Piazza Sant'Anna. Esatto. Io sono stato qui. Esatto, poi sentiremo la canzoncina, ce la canterà il falegname, il grande Franco di Pietrantonio. Anche altri docenti sono stati coinvolti in questa iniziativa. La professoressa Anna Maria Di Francesco insieme a me ha coordinato, perché qui il ruolo del docente viene capovolto. Non si tratta più di trasmettere conoscenze, ma di costruirle insieme ai ragazzi. E poi il supporto della nostra dirigente, la dottoressa Adriana Sigismondi, che ci ha supportato proprio per la realizzazione di questo progetto. L'altra scuola partecipante, ci tengo a citarla, è il liceo Delfico, il liceo scientifico Delfico, con Loredana Di Giampaolo, la dirigente, e Donato Di Pasquale e Rosaria Persia, che sono stati i docenti dell'alternanza scuola lavoro. Bella esperienza anche per questi ragazzi. Grazie. Con l'alternanza scuola-lavoro. Complimenti al Cineforum. Grazie. E naturalmente alle insegnanti che si sono prestate anche in questa esperienza nuovissima anche per loro, certo. Ovviamente. Si sono divertite, diciamo la verità. Perché anche i docenti sono persone come tutte che se ogni tanto possono fare qualcosa di piacevole, ben venga. Ci siamo divertiti, ci siamo emozionati e quindi abbiamo condiviso questa esperienza insieme ai ragazzi e anche questo è stato un percorso, una parte importante di questo percorso. Benissimo, grazie Dimitri Bonzi, grazie professoressa, grazie a voi. Palmarini e naturalmente a voi. Se volete passare una serata divertente, sicuramente quella di giovedì 19 luglio fa il caso vostro. Grazie a tutti, buona serata.